A Cireale da oggi è possibile fare domanda ai disoccupati per i cantieri di servizio e le graduatorie suddivise per fasce di età. Legalità, consegnati stamane ad Acireale i premi del concorso dell'associazione anti-racket Rosario Livatino. Gradita visita stamane negli studi di Etna Express ed Etna Channel del Vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti. L'informazione di TG Reporter News, benvenuti a questo nostro appuntamento. Partiamo dal servizio di apertura con un avviso del Comune di Acireale. Sono state aperte le adesioni ai cantieri di servizio per disoccupati e inoccupati, previste alcune prescrizioni con le domande da presentare entro il 15 giugno. Sentiamo. Formulato dal Comune di Acireale l'avviso per la presentazione delle domande inerenti cantieri di servizio per persone disoccupate oppure inoccupate temporaneamente di età compresa fra i 18 e i 66 anni, finanziati dall'Assessorato regionale alla famiglia, politiche sociali e lavoro. Fra i requisiti di accesso a questa opportunità lavorativa in grado di dare una boccata di ossigeno dal punto di vista economico a persone in difficoltà e a rischio di emarginazione sociale, essere in possesso della residenza da Cireale e ancora non disporre di redditi percepiti superiori all'importo di 453 euro mensili, mentre per i nuclei familiari tale soglia è determinata dalla scala di equivalenza. Indispensabile anche l'aver presentato una dichiarazione di disponibilità e il patto di servizio stilato con il centro per l'impiego. I posti a disposizione saranno assegnati al 50% a persone di età compresa fra i 18 e i 36 anni. Dai 37 ai 50 anni invece la percentuale sarà nella misura del 20%. Medesima percentuale anche per gli ultra cinquantenni, mentre per gli immigrati in regola con il permesso di soggiorno per motivi di lavoro oppure per ricongiunzione familiare e soggetti portatori di disabilità, queste due categorie avranno ciascuna una percentuale del 5%. Le domande di partecipazione per entrare in graduatoria dovranno pervenire all'ufficio protocollo del centro direzionale di Via degli Ulivi direttamente oppure tramite invio entro il prossimo 15 giugno. Il personale selezionato nei cantieri di servizio avrà la possibilità di lavorare per 3 mesi nell'ambito di progetti atti ad ampliare e integrare i servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per fare fronte a situazioni particolari. Il programma lavorativo vede un impegno pro capite mensile di 80 ore. Spostiamoci adesso a Giarre per occuparci degli alloggi popolari di Via Trieste. Arrivano le rassicurazioni da parte dell'assessore alle politiche sociali Giusi Savoca. In corso l'iter procedurale per l'assegnazione di tutti gli alloggi. I 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica di Via Trieste a Giarre, di proprietà dello IACP di Acireale, sono pronti per la consegna, mentre 14 attendono ancora l'assegnazione. Il SUNIA, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari, in una nota trasmessa all'Istituto Autonomo Case Popolari al sindaco Leo Cantarella, ha manifestato la propria preoccupazione per i ritardi ed ha sollecitato l'amministrazione comunale a pubblicare con urgenza un nuovo bando per scongiurare occupazioni abusive e assegnare gli alloggi ai legittimi aventi diritto. L'assessore alle politiche sociali Giusi Savoca ha rassicurato che l'ufficio case è al lavoro per la redazione del bando e che il sindaco Cantarella ha avviato l'iter. Io ho sollecitato tante volte la stesura di questo bando. Le case, i 60 alloggi, a parte avere fatto già le assegnazioni per alcune case, dobbiamo fare obbligatoriamente un altro bando per 14 case, comunque non solo per queste case, è un bando per tutti gli alloggi popolari e spero, come già ho sollecitato più di una volta gli uffici, visto che da poco l'ufficio casa è stato ristrutturato da poco meno di 15 giorni, al più presto spero nella pubblicazione di questo bando.
Passiamo adesso alla cronaca, operazione anti-usura della Guardia di Finanza a Catania, tassi al 210% ad un commerciante, due persone denunciate, sequestrati beni per 55.000 euro. Le fiamme gialle hanno sequestrato beni per un valore, come detto, di circa 55.000 euro all'amministratore di una società catanese del settore del commercio di prodotti di abbigliamento, Gianfranco Messina, per aver fatto prestiti a tassi usurari ad un agente di commercio dello stesso settore in difficoltà finanziaria. Per camuffare l'attività illecita, l'indagato ha ottenuto un campionario di capi d'abbigliamento del valore di 13.000 euro a estinzione dell'ultimo prestito erogato. Inoltre, per ovviare al ritardo nei pagamenti, ha fatto ricorso al decreto ingiuntivo e al pignoramento dell'immobile di proprietà del suo fideiussore. I proventi illecitamente ottenuti coi tassi usurari sarebbero stati impiegati in attività economiche e imprenditoriali riconducibili ai due indagati. Si allontana dall'ospedale dove era ricoverato in gravi condizioni. La polizia raccoglie la segnalazione dei medici e lo rintraccia. Protagonista a Catania un cittadino brasiliano che è ricoverato al Cannizzaro insieme alla moglie in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto sulla A18 Catania-Messina, si è incautamente allontanato dal nosocomio. I medici hanno allertato i poliziotti in servizio all'ospedale che a loro volta hanno allertato i colleghi del vicino commissariato che hanno rintracciato l'uomo nella zona di Piazza Michelangelo e lo hanno prontamente riportato in ospedale. Qualche settimana fa un episodio analogo era successo all'ospedale di Acireale. Agenti della Questura di Catania hanno arrestato in via Capo Passero un pusher con 51 involucri di cocaina. Gli agenti, individuato una porta aperta che consentiva l'accesso all'interno dello stabile, sono entrati per un controllo insospettiti da un notevole movimento e di via vai di giovani che alla vista della volante si sono poi dati alla fuga. Carabinieri adesso, controlli contro il lavoro nero sono invece stati effettuati nel quartiere Enesima a Catania, appunto dei carabinieri in un panificio, 4 persone su 5 erano senza contratto. Complessivamente sono state elevate ammende per 2.846 euro e sanzioni amministrative a vario titolo per 10.300 euro. Ed ancora una notizia di cronaca, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà 3 persone, 2 31enni e un 23enne per furto in concorso dopo aver asportato i fanali posteriori di un veicolo parcheggiato in centro. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario dell'auto che ha asportato denuncia in commissariato. Lasciamo la cronaca per occuparci d'altro, parliamo di ristori per i danni causati dagli incendi dello scorso luglio. L'IRFIS Fin Sicilia comunica che è in pubblicazione l'avviso pubblico per attingere contributi straordinari. Si tratta di una misura da 2,9 milioni di euro destinata a quanti hanno subito danni al patrimonio immobiliare e mobiliare a seguito dell'ondata di calore degli incendi che hanno interessato a partire dal 23 luglio del 2023 le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani e per i quali è stata emanata un'apposita ordinanza del capo della Protezione Civile, la 1078 del 13 marzo 2024. Grazie al decreto della Regione è stato costituito mediante incremento del Fondo Sicilia un plan fond destinato alla concessione dei contributi di importo pari a 2,9 milioni di euro. IRFIS Fin Sicilia è stata incaricata di gestire le relative agevolazioni. Per accedere al contributo è necessario tra l'altro essere proprietari dei beni e avere denunciato prima della data del decreto che determina lo stanziamento, il 9 aprile del 2024, i danni occorsi a seguito di incendi e ondate di calore. Sono previsti dei limiti al contributo, in particolare per il ripristino dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario, questo non potrà superare i 50.000 euro. Se l'abitazione è diversa da quella principale del proprietario, il limite è di 25.000 euro.
Per il ripristino delle parti comuni di un edificio residenziale il limite è di 15.000 euro per ciascun edificio e mentre per il ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale o personale di godimento il limite massimo è di 5.000 euro. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi al richiedente da parte di altro ente pubblico per le medesime finalità, i massimali sono ridotti del 50%. L'avviso tuttavia è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale dell'IRFIS all'indirizzo www.irfis.it, ma anche sul sito istituzionale dell'assessorato regionale all'economia all'indirizzo regione.sicilia.it/istituzione/regione/strutture/regionali/assessorato/economia. E noi adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Si informano i soggetti politici interessati alle consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024, che le emittenti Etna Channel e Radio Etna Espresso intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento. A tal fine si informa altresì che presso la propria sede, ubicata in Corso Sicilia 3, telefono 095 89 46 16, mail info@radioetnaespresso.it, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi e le modalità per i messaggi politici autogestiti a pagamento, le tariffe determinate da Radio Etna Espresso SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Farmacia Impellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di oltrepressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia Impellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con PharmaLocker H24 a domicilio. Farmacia Impellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 ad Aci Reale. Anche solo per un consiglio. Arte in legno di Enrico Terrana. Siamo attrezzati per costruirvi in legno la casa che desiderate, dove volete. Diamo ascolto alle vostre necessità e vi offriamo soluzioni concrete con strutture in legno all'avanguardia. Case in legno in bio edilizia, case mobili o da giardino, mansarde, tettoie, gazebo. Se desiderate anche la piscina, possiamo realizzarla da Acqua Pura Piscine. Vendita e assistenza. Arte in legno di Enrico Terrana. Installatori Finestre Velux. Esposizioni e uffici presso il parco del centro commerciale Le Zagare a San Giovanni La Punta. Con Acqua Pura Piscina e Arte in Legno, i preventivi senza impegno. Per appuntamenti chiamateci al 349 877 0590. La qualità che costa meno. Dal 14 al 23 maggio in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Alcuni esempi: caffè Lavazza crema e gusto classico da 250 grammi per 4 a 7,49 euro. Mozzarella Gioiella da 100 grammi per 3 a 1,99 euro. Birra Peroni da 66 cl a 98 centesimi. La qualità che costa meno. Dal 14 al 23 maggio in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Inquadra il QR code e cerca il punto vendita più vicino a te su gruppoarena.it. Supermercato Altair Club Acireale, il centro sportivo che stavi cercando. Tre piscine, tre sale fitness, un'area all'aperto immersa nel verde, una zona wellness dotata di sauna e bagno turco, ambienti moderni, attrezzature di ultima generazione e trainer qualificati rendono Altair Club Acireale uno dei migliori centri del Sud Italia, dedicati al benessere e alla cura del corpo. Altair Club Acireale, via Lazzaretto 25, 095 60 13 48. Ampio parcheggio, informa con la mente e con il corpo.
Non se ne può più. La bolletta è sempre in aumento. Cambio e basta. Oggi puoi farlo. E se sei ancora utente del mercato tutelato, affrettati. Perché oggi decidi tu con chi andare. Dal mese di luglio sarai destinato d'ufficio ad altra azienda del mercato libero. Vieni da Bruno Service Clima. Porta le tue bollette e insieme, in base ai consumi e facendo una simulazione gratuita, troveremo l'azienda più conveniente per te. Siamo abilitati da Enel Energia, Duferco, Synergy, A2A. Bruno Service Clima, via Manzoni 1618 a Cireale. Per info 095 676 1435. Oggi decidi tu, noi possiamo solo consigliarti. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 51805. Autoriparatori di fiducia da sempre. Tutti i venerdì alle 21:25 Città Città, il rotocalco settimanale di inchieste e approfondimenti su grandi temi di attualità con importanti ospiti in studio. In onda e in diretta tutti i venerdì alle ore 21:25, in replica il sabato alle 16 e il lunedì alle 23. In diretta su Etna Channel, canale 199 in tutta la Sicilia e su Facebook in tutto il mondo. Il liceo classico Guglie e Pennisi di Acireale, teatro stamane dell'edizione 2024 del premio indetto dall'associazione anti-racket Asara, premiati gli studenti delle scuole acesi. Giovani uniti nel dire no a tutte le mafie. L'aula magna del liceo classico Guglie e Pennisi di Acireale ha ospitato stamane l'edizione 2024 dei premi conferiti dall'associazione acese anti-racket Rosario Livatino agli elaborati degli studenti delle scuole. Ad essere insigniti Lara Torrisi per l'Istituto San Luigi, Andrea Saggio per il Vico Fucciola Spina, Sofia Militello per il Galileo Galilei, Santo Russo per il Paolo Vasta, Michele Fazio per il Giovanni XXIII, Michela Rita Calì per il Gianni Rodari, Diego Franco per il Liceo Regina Elena, Desiree Iovito per il Brunelleschi, Flavia Carola Grasso per il Liceo Scientifico Archimede. Premiati i testi in cui gli studenti hanno dato voce alla presa di posizione contro la criminalità organizzata, abbracciando la legalità come base necessaria del vivere civile. Edizione 2024, 10 scuole partecipanti su 12 inviti, quindi per noi un grandissimo risultato, vuol dire che insomma ci stiamo spendendo bene e continuiamo. Ormai la Sara organizza questo premio da oltre un ventennio e se i ragazzi partecipano ancora in così gran numero significa che stiamo procedendo bene, non si finisce mai di seminare e di parlare di legalità. È importante per noi amministratori essere qui insieme alle forze dell'ordine ad ascoltare le parole dei ragazzi delle nostre scuole, dichiara il sindaco Roberto Barbagallo, presente alla premiazione insieme al vescovo Antonino Raspandi, il primo dirigente di polizia e dirigente del commissario di Acireale Tito Cicero e il capitano comandante della compagnia dei carabinieri di Acireale Domenico Rana. Noi proviamo giornalmente a fare la nostra parte. Grazie alla Sara, che è un'associazione ormai storica, per questo concorso e per le iniziative che porta avanti sul territorio. Elezioni amministrative in primo piano nella prossima puntata di Città Città, il nostro rotocalco d'attualità in onda ogni venerdì a partire dalle 21:25. Ospiti nel salotto del nostro settimanale saranno domani sera i candidati a sindaco di Aci Castello per un faccia a faccia tra gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino. Sono in tre: l'uscente Carmelo Scandurre, gli sfidanti, l'ex sindaco Filippo Drago e il candidato di PD e Movimento 5 Stelle Alberto Bonaccorso. Aci Castello e i programmi amministrativi degli aspiranti sindaci in primo piano, dunque a Città Città, nella puntata in onda domani sera a partire dalle ore 21:25. Parliamo adesso di comunicazioni sociali. Visita stamane del vescovo della diocesi, Monsignor Antonino Raspanti, nei nostri studi. Occasione per parlare di comunicazione, come questa cambia, ma anche di informazione. Giorni fa la celebrazione della 58esima giornata delle comunicazioni sociali, occasione per riflettere sui cambiamenti dei mezzi di comunicazione, comunicazione digitale e di intelligenza artificiale, traendo spunto dal messaggio di Papa Francesco.
Proprio in occasione di questa giornata, stamane, i nostri studi hanno accolto il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. Un incontro al di fuori di iniziative promosse dalla diocesi, dove ognuno deve rivestire il proprio ruolo, quanto informale, percorrendo la storia della radio e della televisione, raccontata dai direttori Antonio Garozzo e Giulio Vasta, mostrando anche gli attrezzi del mestiere entrati ormai nell'archivio storico. Un excursus, ma anche un amarcord per Sua Eccellenza Raspanti. Anche lui ha avuto un trascorso in radio negli anni 70, curando una rubrica aperta alle domande e alle problematiche dei radioascoltatori. È stato lo stesso Raspanti a raccontarlo nel suo breve intervento in radio, per poi soffermarsi a una breve riflessione ai nostri microfoni. Anzitutto sono contento di incontrare tutti voi. Una sede della radio televisiva attraverso cui mi rendo conto di quanta gente ci lavorate, lo sforzo che fate, anche la pesantezza insomma del lavoro, che non è poca cosa, e poi vedere come negli anni, nei decenni ormai, si sia sviluppata moltissimo la tecnica, le modalità, il modo di fare di 40 anni fa è assolutamente ormai fuori uso, fuori gioco, e dunque l'aggiornamento continuo e i cambiamenti continui. Noto anche come sia cambiato anche chi fruisce e il modo con cui fruisce del vostro servizio. Se prima erano momenti amatoriali di alcune ore al giorno, oppure un po' di musica la notte per quelli che lavoravano la notte, insomma era soltanto un po' di intrattenimento e poco più, un minimo di informazione, beh, adesso è un continuo essere presenti e portare addirittura in qualche modo gli spettatori o gli ascoltatori dentro la loro vita, la vostra vita, nella loro vita, ahimè forse questo non è la cosa migliore, fino a quasi, non dico a confondere, ma vedere con chiarezza la linea di demarcazione tra, come si usa dire, il reale e il virtuale, di che anche risvolti un po' pericolosi, però ci sono anche grandi vantaggi. Penso alle solitudini che possono veramente essere superate, non del tutto naturalmente, anche attraverso il vostro servizio. E poi soprattutto il fare mentalità. Immagino nel mondo della legalità, dei costumi giovanili, come si può riuscire ampiamente a fare tendenza per evitare, nel bene naturalmente, nel giusto, per evitare alcuni comportamenti e riuscire ad indirizzare verso comportamenti civici molto più responsabili, per esempio, verso il rispetto, verso appunto la giustizia, la legalità e così via. Quindi un mondo che continua ad evolversi, ma che già è totalmente evoluto, diciamo, rispetto a 50 anni fa. E nella settimana delle comunicazioni sociali la diocesi di Acireale organizza per domani a partire dalle 10 presso il liceo classico Gulli e Pennisi il convegno sul tema intelligenza artificiale, rischi, opportunità e normativa del Parlamento europeo. La conferenza, curata dall'ufficio della pastorale per le comunicazioni sociali in collaborazione con la testata giornalistica La Voce dello Ionio, si rivolge agli alunni delle quinte classi e vuole portare attraverso le conoscenze di insegni relatori i giovani al sano dibattito sulle nuove forme di vita digitale. A Stazzo, comunità in festa per la celebrazione del patrono San Giovanni Nepomuceno. Questa mattina è stata celebrata una messa con la partecipazione degli alunni della scuola elementare. Alle 19 è prevista la solenne celebrazione presieduta dal parroco Don Salvatore Di Mauro e a seguire l'uscita del simulacro del santo in piazza Mantova con la benedizione del mare con la reliquia. Parliamo di rifiuti, lotta agli incivili ad Acicatena, controlli contro il lancio del sacchetto. Elevate 5 sanzioni grazie ad un controllo interforce effettuato nei giorni scorsi. 5, come detto, i cittadini multati, 2 addirittura recidivi provenienti da fuori comune. Controllate inoltre le discariche abusive in Via Ricca e installate nuove telecamere. Grande rispetto, afferma la sindaca Ferro, che ha partecipato ai controlli. Per
Per chi osserva i calendari di conferimento e tipologia di rifiuto, battaglia contro chi si ostina a violentare le strade del nostro territorio. Siamo inflessibili. Il passaggio, seppur ampiamente conosciuto, continua la sindaca, è delicato, riguarda le piattaforme, le cosiddette vasche, dove confluiscono i rifiuti indifferenziati che sono per la maggior parte sature o quasi stracolme. In queste condizioni i rifiuti vengono spostati in altre regioni. Un iter che ha un costo che qualche anno fa era di 110 euro a tonnellata, oggi per i comuni sopra il 65% di raccolta differenziata è di 240 euro e per coloro che invece il 65% non lo raggiungono di ben 400 euro a tonnellata. Con questa notizia chiudiamo la seconda parte del nostro telegiornale. A tra poco. Non è facile trovare l'assortimento del grande supermercato e la familiarità della bottega sotto casa. Alla Coop di via Salvatore Vigo ad Acireale c'è. Festeggiamo 10 anni insieme ai nostri clienti che giorno dopo giorno ci hanno offerto uno spunto per migliorare le nostre proposte. Da noi trovate un grande assortimento di alimentari e articoli per la casa, un fornitissimo banco salumeria con prodotti tipici della nostra terra, formaggi e salumi, una vasta scelta di carne e preparati di grande qualità con ottimi tagli giornalieri, oltre a frutta e verdura freschissima. Coop Acireale, via Salvatore Vigo 107/B. 10 anni insieme. Sicilia è la regione dove si fa colazione con gravita e brioche. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Intelligenza artificiale, mostrami una soluzione super per vedere bene ovunque, anche al sole. Ti presento Vista e Vista Sole. Scegli il tuo occhiale da vista completo con lenti antiriflesso. Subito per te una coppia di lenti da sole graduate. Dai potere alla tua vista. Super! Grazie! Ottica Tomarchio e fotografia Oxo. Ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Regolamento all'interno del punto vendita. Promozione valida fino all'8 giugno. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia,
calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria. Reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in Via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Grande successo stamane ad Acireale per la manifestazione sportiva Scuole in Sport. Protagonisti giovani delle scuole cimentatisi in varie discipline. Una festa dello sport, quella svoltasi stamane ad Acireale a Largo Francesco Vecchio con assoluti protagonisti, i giovani delle scuole. Maggio con i giovani regala alla città una splendida giornata in cui centinaia di atleti del domani, campioni in erba e appassionati, si sono cimentati in varie discipline, dalla pallavolo al tennis, da tavolo al tiro con l'arco, godendo del piacere di svolgere sana attività sportiva all'aria aperta. Una manifestazione ampiamente ripagata dal successo e il bilancio positivo dell'amministrazione comunale e in special modo del suo creatore, il consigliere comunale Lorenzo Leotta. Una manifestazione riuscitissima, oggi sono oltre 300 ragazzi che sono qui tra Largo Vecchio, Ariacom e il Palavolcan a divertirsi, a fare sport, a praticare un'attività che dovrebbe essere sempre incentivata. Una vera festa dello sport, vedete voi stessi quanti ragazzi ci sono, delle scuole di primo grado, una grossa partecipazione, soprattutto un grande divertimento, perché i ragazzi, oltre a partecipare in queste competizioni degli sport tradizionali che fanno a scuola, come sembra la pallavolo, il basket, il tennis tavolo, il calcio a 5, hanno la possibilità anche di fare delle esibizioni e conoscere per esempio sport come per esempio le bocce o per esempio il tiro con l'arco. Tra i protagonisti della giornata odierna, la neo medaglia d'oro ai campionati italiani FISDIR di tiro con l'arco, Aurora Pappalardo. Possiamo dire che se non era per Ignazio e per Ugo non sarei qui a fare queste gare, e soprattutto il mio allenatore che ha fatto tanto, mi ha fatto crescere sia mentalmente che anche sportivamente, mi ha fatto crescere. E ragazzi, posso dire soltanto che devono seguire le proprie volontà, se vogliono fare questo sport lo fanno, se vogliono fare qualsiasi altro sport lo possono fare, non c'è né età e soprattutto nessuno può impedire né un disabile e né un dotato a fare questo sport. Una ragazza esplosiva, adesso col tiro con l'arco l'ha aiutata molto a rilassarsi, ad essere più concentrata, ad avere attenzione nella vita, e questo è bello del tiro con l'arco. Auguro a tutti che lo possano fare, perché anche a me ha cambiato la vita. Parliamo adesso di calcio. Dopo i titoli di coda sulla stagione del Acireale, prima di guardare al futuro Granata, un ultimo sguardo al passato con il pagellone di fine anno di tutti i giocatori e non solo. Finito il campionato, conclusi i play-off, per il Acireale è tempo di guardare al futuro. Prima però serve un ultimo sguardo al passato, alla stagione appena conclusa. Una breve carrellata di tutti gli uomini che sono passati in Granata e del loro contributo dato alla causa dell'Acireale Calcio. È tempo insomma del pagellone di fine stagione. Zizzania 8, uno dei punti fermi dell'Acireale, sia con De Sanzo che con Marra, le sue parate valgono punti in più. Bollati 6, sfortunato, esordisce contro la corazzata Trapani, ne prende 4 e si fa male, ingiusto infierire. Tufano 5 e mezzo, inizio sprint con il cross per il gol di Romano a Barcellona, poi tanti infortuni e poche prestazioni all'altezza delle aspettative. Galletta 6 e mezzo, inizio da centrale con De Sanzo e qualche amnesia di troppo, meglio sulla fascia con Marra, finisce in crescendo, peccato per l'errore nei playoff che spiana la strada al successo del Siracusa. Vaccaro 7, avvio in sordina con qualche incertezza di troppo, tipo sul 2-1 del Siracusa al Trupparello, cresce alla distanza. Cottone 6, arriva a metà stagione, gradito ritorno per lui, dà il suo contributo ma raramente incide. Spinelli 6, classe 2006, poche presenze, qualche incertezza dovuta all'età e un probabile futuro da titolare. Maltese 7 e mezzo, nella prima parte del campionato quando la squadra è senza centravanti e fatica a segnare, toglie più volte le castagne dal fuoco con le sue inzuccate su calcio da fermo, elemento inamovibile della difesa, quando manca si sente. Germinio 7, quasi disastroso, nella difesa 3 di De Sanzo trova il suo posto nella difesa
4 con Marra, tanto da togliere il posto a Mirabelli. Mirabelli 5 arriva dal cancellato Lamezia assieme a Mister Marra, dovrebbe consolidare la difesa, ma alla fine funziona meglio Germinio di lui. Lococo 7 sulla fascia sinistra può fare quello che vuole, ala o terzino funziona comunque, qualche amnesia ogni tanto, ma è un under e ci sta. Montaperto 5 comincia bene, classe e tecnica, a volte troppo innamorato del pallone, quando però serve concretezza si perde, finisce ai margini del progetto e quando ha l'occasione per rientrare vedi Canicattì la spreca. D'Alessandris 6 e mezzo, arrivato a gennaio nello scetticismo generale, si presenta subito con il gol vittorio sull'Igea, poi tanti alti e bassi, tocca il fondo come tutta la squadra a Canicattì, ma si riscatta subito con il gol che sblocca la difficile gara con Locri, migliore in campo con Zizzania nei playoff di Siracusa. Stichenko 5 all'inizio è tradito dalla lingua, poi è chiuso da compagni decisamente più in palla, tanto impegno ma poco altro per farsi apprezzare, è però ancora tanto giovane, da rivedere. Milo 6, stagione disgraziata, più infortuni che minuti giocati, in quei pochi minuti però fa vedere belle cose. Di Mauro 6 alla buona volontà, da Cese Doc sente la maglia e si danna l'anima, purtroppo è un continuo equivoco tattico, incontrista, ala o trequartista, non ha ancora trovato la sua posizione, ma è un 2005, crescerà e troverà il suo posto in campo e nel mondo. Lucchese 6 e mezzo, resta la sensazione che potrebbe fare di più, comincia piano, si accende in mezzo al campionato con dei gol capolavoro, poi sbiadisce di nuovo, però quando manca si sente. Palma 6 e mezzo, arriva da un lungo periodo di inattività e le prime partite che gioca sono da disperarsi, poi però pian piano cresce fino a diventare uno dei pilastri del centrocampo. Russotto senza voto, arriva infortunato e quando è in condizione di giocare qualche scampolo di partite il campionato è già praticamente finito. Cangemi 7, chiuso al Trapani, arriva in Granata con tanta voglia di spaccare, dà il meglio di sé nella gara con la Vibonese, gol da leggenda e prestazione super, poi però si infortuna e non lo si rivede più a quei livelli. Savanarola 8, stagione sfortunata, costellata da tanti infortuni, però nei momenti che contano c'è sempre ed è sempre decisivo, vedi Akragas e San Cataldese in casa, giusto che il gol che regala alla Cireale i playoff sia stato suo. Cicirello 8, se la Cireale attacca lo si trova in attacco, se difende lo si trova in difesa, se costruisce lo si trova a centrocampo, in caso di necessità farebbe anche il portiere, uomo ovunque della stagione che corona anche con 6 gol all'attivo. De Mutis 6 e mezzo, chiuso dagli attaccanti di nome, quando viene chiamato in campo fa sempre il suo, penalizzato da un lungo infortunio, alla fine contro il Locri trova anche il meritato gol. Ottima alternativa Zuppel 9, comincia a giocare a febbraio, comincia a segnare, non si ferma più, 7 gol in metà stagione, potenziale da doppia cifra, una bella scoperta. Van Zan 5, doveva essere l'uomo in più sulla fascia, non ingrana mai, una sola gara all'altezza del nome contro la Regina all'andata, a gennaio va via e non lascia rimpianti. Siri Marco 5, centrale under nella difesa 3 di De Sanzo, non incide, ceduto in inverno anche lui senza rimpianti. Corigliano 5, qualche tiro da lontano nelle prime giornate, poi pian piano sparisce dal radar, va via a dicembre senza lasciare particolari ricordi. Lavigna 5, assieme a Lucchese avrebbe dovuto essere uno degli uomini d'ordine del centrocampo di De Sanzo, quando viene ceduto non se ne sente la mancanza. Romano 6, in realtà non aveva neanche fatto male, ma da un giocatore col suo nome e la sua carriera ci si aspettava che fosse più determinante, va via a gennaio con qualche rimpianto, impianto, ma poi Zuppel lo fa dimenticare. Gli allenatori, De Sanzo 6, fa quello che può con gli uomini che gli vengono messi a disposizione, paga con l'esonero colpe che forse non sono tutte sue. Marra 7, prende una squadra spaventata e demoralizzata e pian piano la ricostruisce. Se vogliamo trovare qualcosa da ridire, forse ci mette un po' troppo a trovare la quadratura del cerchio, alla fine però se arrivano i playoff il merito è anche suo. La dirigenza di Mauro Strano 9, raccolgono i cocci della Cireale e fanno quello che possono in un anno pieno di difficoltà. Alla fine c'entrano un quinto posto che come risultato della prima esperienza non è affatto male. Chiavaro 6 e mezzo, ha fatto meglio altre volte, tradito a inizio stagione da alcuni uomini che non rendono come ci si aspettava, ma alla fine si rifà scovando Zuppel. Leonardo 7, ogni squadra ha bisogno di un uomo d'ordine, uno di quelli che fa il lavoro sotto traccia e permette agli altri di dare il meglio. Leonardo in questa compagine dirigenziale ha avuto questo ruolo defilato ma imprescindibile. I tifosi 10, tifoseria colorosa come poche e competente come poche, che sa riconoscere l'impegno anche al di là del risultato, capace di applaudire la squadra anche dopo uno 0-4 interno, ma di tirare l'orecchio ai suoi giocatori quando serve farlo, sempre presente anche in trasferta quando gli permettono di andare.
E il Trapani fa la voce grossa nel secondo match del triangolare della pool scudetto di Serie D. Gli Amaranto si impongono infatti 3-0 ad Altamura. Vantaggio su rigore procurato da Balla e trasformato da Kragl. Nella ripresa il raddoppio lo firma Palermo. Tapina vincente sulla botta di Kragl, respinta corta dal portiere pugliese. Il 3-0 arriva ancora su rigore, questa volta se lo procura convinto e lo trasforma Marigoso. Domenica il Trapani riceverà al provinciale La Cavese per passare il turno da primo del girone all'11 Amaranto, basterà il pareggio. Ed è stata presentata stamane ad Acireale la quarta edizione di Acireale in Movimento, la manifestazione sportiva organizzata dal Centro Sportivo Italiano e Scandurra Fitness, e avrà luogo domenica a partire dalle 9 con una passeggiata che dalla Pala Volcan muoverà verso le strade del centro storico, coinvolgendo gli appassionati di fitness e quanti vogliano passare una giornata all'aria aperta all'insegna dello sport. Maggiori dettagli nel TG di domani, così come domani parleremo anche di pattinaggio, parleremo della prima tappa del trofeo regionale, primi passi con poche medaglie ma tanti buoni piazzamenti per le ragazze della Galatea Acireale, come sentiremo nel corso della nostra edizione in onda domani. Chiudiamo invece andando a dare uno sguardo alle previsioni meteo. Venerdì prosegue il domino dell'anticiclone sulla nostra regione e così la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà nessun problema per splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio. Temperature massime fino a 35 gradi. E per questa edizione è tutto. Prossimo appuntamento in onda domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.